sono Gianluca Vitale e sono un avvocato. Per me ridare potere al popolo significa affermare quella centralità dei diritti della persona, dei diritti sociali e dei diritti collettivi che sono scritti nella nostra Costituzione nata dalla resistenza antifascista. Significa ricordare che viviamo in una Repubblica democratica e fondata sul lavoro, in cui la proprietà e l'iniziativa economica privata devono essere al servizio della collettività e non dell'interesse privato o dei grandi potentati economici e finanziari. Significa vivere in un paese in cui tutte le persone hanno pari dignità e pari diritti. Siamo vicini a un luogo come le carceri nuove in cui hanno trovato la morte e la tortura decine di combattenti antifascisti durante la resistenza, dove anche negli anni successivi decine di militanti, di proletari che lottavano solamente per una giustizia sociale hanno trovato la carcerazione, hanno trovato anch'essi la tortura. Ecco, allora bisogna parlare di giustizia, di una giustizia che, come si sarebbe detto una volta, è sempre più una giustizia di classe, una giustizia in cui il marginale, l'escluso, il non garantito, il militante, il migrante, il non allineato, il tossicodipendente devono essere nascosti, incarcerati, deportati, ridotti all'impotenza, resi muti e invisibili. E questa idea della giustizia non nasce solamente in queste aule, di questi tribunali, ma nasce ancora prima, nasce nei pacchetti sicurezza, nelle leggi speciali, nelle leggi emergenziali come il decreto Minniti, che non fanno altro che non affrontare nessuno dei problemi che conduce alla marginalità, ma marginalizzarla ulteriormente e buttare la polvere, quella che loro intendono come polvere, uomini e donne, sotto il tappeto. E si deve anche parlare della repressione, di quella repressione che agisce in primo luogo nelle piazze, in quelle piazze dove si gestisce, dove si attua il conflitto sociale, che è l'unico che può salvarci dall'omologazione orwelliana e dall'individualismo sfrenato. E allora bisogna parlare di amnistia, un'amnistia in primo luogo sociale, per tutti i compagni e le compagne, gli uomini e le donne che sono dentro, che sono in carcere, che hanno patito per avere lottato per un mondo più giusto, ma anche per tutti coloro i quali sono responsabili solamente di avere cercato di vincere la fame, di avere combattuto contro la crisi. Si deve parlare anche di una politica nuova per quanto riguarda le migrazioni, contro le quali non solo è inumano, ma è anche inutile e dannoso costruire muri e costruire campi di detenzione. Quegli stessi campi che costruiamo non solo in Italia, ma con i nostri finanziamenti controllati dai nostri soldati anche all'estero, in Libia come in Sudan e in Niger. Una politica estera che deve essere integralmente rivista, rifiutando accordi con governi criminali e dittatoriali come la Turchia o ancora il Sudan, e che ripudi realmente la guerra, che bandisca le armi atomiche e riconosca il valore e la dignità di tutte le vite umane, tutte le vite umane dovunque esse si trovino. Per questo, per una lotta contro il precariato e lo sfruttamento, per dire no alle grandi opere inutili e sì a un corretto uso del territorio, e per molte altre ragioni, io accetto la sfida.